Allora, siamo qua davanti ai cancelli del magazzino Number One di Parma, alla quarta ora di blocco totale del flusso delle merci e dei camion. C'è una lunga fila di camion appunto fuori dai cancelli, lungo la strada, e questo ci dice che l'adesione alta allo sciopero dei lavoratori ha determinato una prima inizio di giornata di lotta molto efficace. Si inserisce questa giornata all'interno dello sciopero generale della logistica proclamato da DL Cobas e Sicobas per rivendicare anche qua a Parma, per contribuire alla approvazione, alla riuscita della nostra piattaforma di rivendicazione nazionale, che vuole estendere le conquiste avute in questi anni, in questo ciclo di lotta molto importante del settore, a tutti i magazzini, a tutte le realtà, attraverso appunto l'inserimento nel contratto collettivo nazionale. Inoltre, e questo riguarderà la seconda parte della giornata, siamo anche appunto abbiamo incrociato le braccia e siamo scesi in strada per protestare contro le politiche del governo Renzi, contro il Jobs Act, ma anche contro il piano casa e contro tutte quelle politiche di distruzione del welfare, di attacco ai diritti dei lavoratori e di cittadinanza. Per questo alle 11 saremo nel centro di Parma con un corteo che vedrà la partecipazione anche di realtà sociali cittadine per il diritto all'abitare, che si concluderà sotto la sede della prefettura, alla quale andremo a consegnare un documento che appunto reclama le nostre rivendicazioni.